amici, come quello del Fraschi, credo che siano due cognomi, sono esclusivamente senesi. Ora non è facile capire cosa sia la senesità, tante volte misteriosa anche per me, ma comunque c'è. Tanto per chiarire, appena mia madre, dopo avermi partorito, sempre ero maschio, disse: qui ci si fa una giornata al Monte dei Paschi. Donna inflessibile, è andata a finire così. Dentro la banca ci sono rimasto 42 anni, assunta a 18 anni, esclusivamente perché avevo un altro punteggio. Allora facevo così: Monte dei Paschi di assunzione. Andavo a sentire Amato, Bastanini, Taverna, e chi doveva assumere. Andavo alle scuole e pigliavo a quelli che pensavano di stare con il punteggio più alto. Così ci sono entrato. Sono uscito dalla banca a 60 anni invece che a 65, perché mi sono trovato solo per caso col presidente Fabrizi su un ascensore e ho avuto l'impulso a schiaffeggiarlo. Questa è una cosa che una volta sera si faceva con una certa frequenza, ora non si fa più perché è cattiva politica, e ho dato immediatamente le dimissioni, non aspettando altri 5 anni, perché avevo un'onorata, anche se lentissima, carriera al Monte dei Paschi da indipendente assoluto. Dunque, volevo tanto sfatare il mito del Babbo Monte. Qui c'è un problema, è la mamma Siena. Il monte è un fenomeno legato a Siena. Non è Siena che cocciava dal Monte dei Paschi, è il Monte dei Paschi che diventava grande, grazie a certe caratteristiche della città che non vi sto a annunciare. Rimane il fatto che non esiste al mondo un fenomeno di queste dimensioni, a piccola città, allora 30.000 abitanti, oggi 50.000 abitanti, che si fa la banca a queste dimensioni. Ma anche così si fa da Singapore a Francoforte sul Meno, anche a Milano, a New York, non nelle piccole città, perché nelle piccole città falliscono le banche private, come è successo in queste dimensioni. Sono una banca pubblica controllata dalla comunità, e non era solo Monte dei Paschi, ma le banche di San Paolo, Torino e della Carico di Milano, controllata dalla comunità, erano più importanti e più ricche banche italiane, tra le più ricche d'Europa. Questo volevo chiarire. Poi voglio chiarire un'altra cosa: il Monte dei Paschi è la banca del PC, PS, DS, PD, ma solo dalla privatizzazione poi, perché prima della privatizzazione, guarda caso, era la banca della DC prima di tutto, poi quando negli anni 60 nel concetto sinistra, la banca della DC e del PSI, nonostante che provincia e comune potessero eleggere 5 degli 8 deputati della deputazione, ossia del consiglio d'amministrazione, ne nominavano solo uno e dovevamo controllare cosa facevano gli altri. Era una spartizione della città. La DC si aveva il Monte dei Paschi, la DC aveva il comune, aveva l'ospedale, aveva l'università, funzionava. Ma perché dico oggi funzionava? Perché averli oggi la DC e il PSI di allora, perché quello che è successo in questi ultimi 30 anni è una cosa spaventosa in questo paese. Non è solo cambiato antropologicamente il senese, è cambiato antropologicamente l'italiano. Ecco, prima di valutare l'importanza di questa provvidenziale iniziativa regionale del Movimento 5 Stelle, è bene ricordare da dove la storia è partita, altrimenti ai più può sfuggire il fatto che la questione non ha un carattere locale, ma nazionale, anzi, purtroppo, internazionale. Cominciamo dal fatto che ormai sembra che nessuno si ricordi più che il Monte dei Paschi apparteneva di diritto e di fatto alla comunità senese che l'aveva fondato nel 1472 e l'aveva gestito per 5 secoli fino a farne la quarta banca italiana e la più solida banca d'Europa. Comunque è chiaro. Poi è successo nel 95 che la banca fosse privatizzata. Non dimentichiamoci mai che il verbo privatizzare ha la sua radice in privare. Privatizzare significa privare la comunità di una bandiglia, il termine privatizzare. E nacque nel Medioevo, quando i comuni combatterono contro la nobiltà rurale che aveva privatizzato le strade, le acque e tutto quanto, e la via diventò pubblica con questo nome in quel momento, perché i comuni imposero che le vie dovevano essere pubbliche e che l'acqua doveva essere pubblica, doveva essere da tutti. Monte dei Paschi sta dentro a questa cornice. Poi è successo nel 95, quando fu privatizzata contro la volontà del popolo senese, solo cittadini e organizzazioni civiche si ribellarono alla privatizzazione, perché c'è fu una sorta di crociata contro le banche pubbliche da cui non ci sapeva nessuno. Saremmo stati 30 o 40 a sera che si opposero a questo fenomeno. Ci fu anche un ricorso al TAR di Firenze, il quale 11 anni dopo ci chiese se fossimo ancora interessati all'emissione di una sentenza, tanto per dirvi come funzionano queste cose. Il
buttarci dentro 11 anni contro la nostra proposta di ritornare alla pubblicità della banca, è chiaro che 11 anni dopo con tutte le azioni che erano sparpagliate in giro per l'Italia, la cosa non è possibile. Comunque è chiaro che la privatizzazione si realizzò grazie alla determinata azione di quel partito di estrema destra che era il PC di allora, non meno del PD di oggi, assai più pericolosi della destra ufficiale perché mascherati da sinistra. Per questo sono estremamente pericolosi. Comunque anche la destra ufficiale partecipò con entusiasmo non solo alla privatizzazione, ma appoggiò con altrettanto entusiasmo anche tutte le operazioni più sballate di quei 20 anni, ricavandone comunque qualche piccolo vantaggio. Il consiglio di amministrazione in cui partecipazione di cui e anche il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi. Insomma, per tutto questo periodo, per questi 20 anni, ancorché privatizzata, la banca è stata gestita di fatto dal PC, PDS, DS e PD nazionale. La cosa comportò una sorta di pulizia etnica dei sedessi dalla tecnocrazia aziendale, perché troppo pericolosi per il loro attaccamento viscerale al mondo. Io non so se voi sapete cos'è l'attaccamento di un sedesse alla sua contrada. Quello al Monte dei Paschi è nei denti. È nei denti. Un sacco di menzogne poi hanno fatto sì che la partitocrazia, di chi in testa, unica responsabile del disastro Monte dei Paschi, ne uscisse indenne nonostante il danno devastante arrecato all'economia e alla ricchezza nazionale. Ma anche la quantificazione del danno è passata sotto silenzio. Ci provo io a mettere ora nero sul bianco. Seguitevi queste cifre. Il Monte dei Paschi all'atto della privatizzazione era valutato 40.000 miliardi di lire, ossia 20 miliardi di euro. Non contabilmente valeva 5-6 miliardi di lire, perché la maggior parte dei beni del Monte dei Paschi, a cominciare dai quattro palazzi in cui era la sede di direzione generale, uno del 200, uno del 300, uno del 400, uno del 500, potete immaginare il valore che ha, che erano lì per poche lire, insomma. Quindi aveva questo patrimonio immobiliare enorme che aveva accumulato in 500 anni, tenuto al libro ai valori minimi possibili. Dunque, valore 20 miliardi. Se in questi 20 anni ci aggiungiamo l'inflazione all'1% all'anno, ma ciascuno di noi sa bene che ci sono state punte di svalutazione dopo l'ingresso dell'euro nel 2000 pari al 100%. Tutti lo sanno che il ristorante costava 20.000 lire e è passato a 20 euro. 100% di incremento, un appartamento 200 milioni di lire, 200.000 euro. Una ricchezza del Caltagirone, che aveva finito di costruire 1.000 appartamenti nel momento in cui era cominciato a perdere e poteva entrare nel Monte dei Paschi come c'entrò, va bene, solo per questo fenomeno. Quindi 5 miliardi siamo a 25 miliardi di valore. Poi c'è un valore cauto dei mancati utili, perché come privatizzato il Monte dei Paschi ha smesso di guadagnare immediatamente. Però presentava tutti i bilanci inutili, perché pigliava Monte Mario, che per metà apparteneva al Monte dei Paschi, Monte Mario a Roma, va bene? Sì, allora un monte sì, ma gli edifici, va bene? Lo vendeva, stava quattro soldi in bilancio, la plusvalenza la portava utile, la banca non l'ha perso, ma tu vendevi i gioielli di famiglia e li disti, non li portavi. Io mi raccomandavo, in assemblea degli altri soci a dirgli si porta quello che avete guadagnato più, si porta utile, perché prima di tutto era della banca pubblica, non hanno guadagnato gli azionisti attuali, e poi era il patrimonio della banca, no, questo distribuito, consumato il patrimonio per distribuire tutti e far bella figura sulla strada. In una banca che quando era pubblica faceva fatti i salti mortali per non denunciare utili, perché il 50% di utili va in tasse, e la banca faceva, ma veramente. Io mi sono trovato la piazza del Monte Paschi a luna di notte, escono da faccio tutti il consiglio d'amministrazione, c'avevo un amico che era Carlino Turchi, uno dei sindaci dei bisogni, dico, a quest'ora ma che fate al Monte Paschi? Si lavora noi in periferia, voi che lavorate, siete aperti, ma non sa c'era la nascondere gli utili, perché erano troppi. Sì, la banca pubblica nascondeva gli utili, la banca privata se li inventava e si mangiava a capitale per dimostrare di averlo. Cominciare a entrare dentro a questa. E a quel punto io calcolo 250 milioni l'anno, Monte dei Paschi guadagnava molto di più quando era 250 milioni di euro. Nei 20 anni sono altri 5 miliardi e siamo a 30 miliardi di valore. Poi ci sono stati in questi 20 anni aumenti di capitale per 15 miliardi e mezzo.
sì, a capitale nuovo dovrebbe fare un'altra parte. Il risultato di questa somma che vi ho fatto è 45 miliardi e mezzo. 45 miliardi e mezzo è il valore che avrebbe avuto, ma probabilmente sono 60 e forse anche 70 miliardi, che avrebbe, perché c'è una manovra molto legata alle crisi, che diventa troppo lungo la storia da spiegare, non, e non ci voglio entrare. 45 miliardi e mezzo dovrebbe essere il valore attuale della banca, molto, molto caldo. Il Monte dei Paschi in borsa vale 5 miliardi e mezzo, mancano 40 miliardi. Mancano 40 miliardi, se la Germania oggi scopre un buco di 40 miliardi non esce neanche più lei dalla crisi in cui si trova. Possibile, invece sono 40 miliardi che mancano all'economia italiana e che l'Italia non se ne faccia assolutamente cieco, che nessuno ne parla. I 5,5 miliardi di valore residuo oggi nel Monte dei Paschi ormai appartengono per lo più a potentati stranieri, pensate voi, anche la provincialissima, la profonda provincia toscana, che sono europei, nordamericani, sudamericani e cinesi. Un bel risultato, Comunque, mancano ancora all'appello i valori di massimi misteriosi, come crediti non puoi fermarti, si parla di 30 o 40 miliardi, vanno aggiunti per 40 miliardi di cui dipende da cui vanno io, e poi i misteriosi derivati di cui si parla da che distanza. Ve lo ricordate Fassino quando telefonava, abbiamo una banca, le banche di tutta la politica della verità, le vuole senza pagarle, va bene, questi sono diventati proprietari senza averla pagata della banca, e questo è l'uso che mi hanno fatto. Cosa ci sia dietro a questo disastro? Sul piano economico è il più grave della storia europea del paese, ma io credo che la truffa del genere sia la massima degli ultimi secoli dell'economia mondiale, non credo che a questi livelli di cifra ci si sia mai raggiunti ci sia mai arrivati con una truffa. Quindi resterà un mistero, come un mistero Ustica, come un mistero Capace, come un mistero tutti i grandi scandali di questo paese rimangono misteriosi, non si è rimasto niente. Pensiamo solo al fatto che né Berlusconi né Renzi hanno osato cimentarsi nella questione, mai si sono avventurati solo a citare il Monte dei Paschi, né Renzi né Berlusconi. Cosa ci sia dietro a questa faccenda? Noi cercheremo di scoprirlo a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale, in Europa, perché è uno dei motivi per cui questo paese non si riprende se non si comincia a mandare in galera. Ossia, se lasciamo in circolazione quelli che fanno queste cose, e quindi è un incentivo a chi dopo deve venire, tanto non succede niente, se non si comincia a mandare in galera, questo paese non si rialzerà mai dal baratro in quel precipitato.